Non mi dire che abbiamo a che fare con un grosso caso di spionaggio. Pare di sì. Anche questo è di nostra competenza. Un uomo è stato assassinato, un uomo che io conoscevo personalmente, Harry. E io voglio l'omicida. Prego. Grazie. Grazie, Mario. Alla salute. 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 Dimmi un po', Mario. Tu pensi che Kessmer sia partito? Non so, non credo. Quando è stato qui l'ultima volta? Circa 3 settimane fa. Si è presentato assieme a una ragazza che levati. Tu la conosci? No, la vedevo per la prima volta. Un momento. Mamma! Mamma! Che c'è? Dammi la fotografia che hanno fatto al tavolo 4. Tu sempre mentre sono in cucina mi domandi queste cose. Che si sia offeso. Senti com'è arrabbiato. Non è arrabbiato, è il suo temperamento. Ma che peperoncini e peperoncini. Guarda in quel cassetto. Sì, forse è lì. Ah, hai visto? Brava, eh? Poi ti porti i peperoncini. Vabbè. Ecco, questa qui è Kessmer e quest'altra è la ragazza. Mario, di quando sono queste fotografie? Quando le hanno fatte, vuol dire? Sì. Saranno stati 3 o 4... No, esattamente 3 sabati or sono. Quel giorno Carlo ha offerto da bere a tutti perché era il suo compleanno. E Kessmer era venuto con quella ragazza che faceva faville. Peccato non sia venuto anche lei. Peccato davvero.